principio era Terranova Pausania, ma solo alla vigilia della guerra, nel 1939, la città riprese il suo antico nome di Olbia. E i primi nuclei familiari diventarono stanziali, fino a crescere e moltiplicarsi all'inizio degli anni 60, proprio in coincidenza con il boom economico e la scoperta della vocazione turistica. La svolta nei primi anni 70, con l'arrivo nell'isola del padre della Costa Smeralda, il principe ismailita Karim Aga Khan, che con altri imprenditori, in tutto 6 soci fondatori, diede vita al consorzio, proprietario di oltre 3.000 ettari di terre che si snodano lungo 55 km di costa. Ed è così che Olbia e la Gallura si trasformano nell'Eldorado sardo e la popolazione schizza in poco tempo, con il numero degli abitanti costantemente in espansione, fino ad arrivare agli attuali 62.000. destinati però ogni estate a triplicare. E non è un caso che proprio la città vada a controtendenza rispetto allo spopolamento registrato in altri grossi centri dell'isola. Porto, aeroporto, sviluppo sociale e demografico, oggi Olbia si offre centro di grande rilevanza nell'economia del territorio, diventando anche il cuore pulsante della vita politica della Gallura, un traino per tutto l'ovest dell'isola. In quel percorso tortuoso di crescita che l'ha vista passare da minuscolo insediamento per molti secoli fino alla mena e popolata città in cui si è trasformata ora nel secondo millennio, Olbia ha trovato energie e risorse per il bene comune. Un'identità, quella olbiese, che si ritrova nella nervatura della città, portatrice di riflessi profondi sull'impegno politico e civile delle maggioranze e dei sindaci che si sono susseguiti negli anni alla guida dell'amministrazione. Il primo sindaco della città di Olbia post bellico dal 44 al 46 è l'avvocato Sensini. Poi c'era Marco Agostino Amucano, dottor Amucano. Poi c'è stato dottor Maciocco dal 50 al 52. Poi dal 52 al 56 Alessandro Nanni, uno dei più nomi altisonanti della comunità olbiese, forse per il modo di amministrare e anche perché ha amministrato per 4 anni, non era una cosa facile amministrare 4 anni in quei periodi. Dal 56 al 58 dottor De Michele, poi alcuni commissari prefettizi, Giulio Del Re, Carlo Braschieri, ancora una volta dal 60 al 63 quando iniziarono i veri stravolgimenti e lo sviluppo di questa città, dal 60 al 63 Saverio De Michele, ancora una volta sindaco per 3 anni e mezzo, 4 anni, quando si fece la famosa scelta di non accettare la SIR di Rovelli ad Olbia, preferendo naturalmente la mitilicoltura. Poi Andrea Fiorentino, Antonetto Lupacciolo, dal 66 al 68 Francesco Asara, dal 68 al 70 Tore Mibelli, dal 70 al 73 Giuseppe Soggio, dal 73 all'80 bello lungo anche zio Peppino Carzedda, il padre di Pietro, dall'80 all'84 Mario Coccio, lo zio di Angioletto, dall'84 all'85 Renato Careddo, dall'85 al 94 Giampiero Scano, dal 94 al 95 Giulio Careddu e poi mostri sacri Gian Maria Uggias, poi dal 16 novembre 97 al 13 maggio 2001 Settimo Nizzi, poi c'è stato i 6 mesi del commissario prefettizio, poi dal 27 maggio 2002 sino al 26 maggio 2007 ancora Settimo Nizzi, poi dal 27 maggio 2007 al 28 marzo 2011 Gianni Giovannelli, che è rimasto in carica fino al 20 giugno 2016, dove è stato poi sostituito ancora una volta da Settimo Nizzi. Questa è una breve storia di quello che è stato il curriculum di questa città dal punto di vista della presenza degli amministratori.
In particolare il Consiglio Comunale, organo rappresentativo di tutti i cittadini, funziona da luogo per eccellenza di confronto, dibattito e amministrazione della comunità, per avvicinarla alle istituzioni politiche locali. Ed è così che dopo 35 anni di sedute e consigli nella sede dell'ex alberghiero di Poltuquado, il Consiglio Comunale di Olbia ha una nuova casa. L'aula, ospitata nell'edificio ex scolastico in via Garibaldi, a pochi passi dalla sede istituzionale del comune e in coabitazione con gli uffici dell'ente, è stata inaugurata l'11 gennaio con il taglio del nastro e la benedizione del vescovo di Olbia Tempio, Sebastiano Sanguinetti, e il discorso del sindaco Settimo Nizzi. Un discorso dove il primo cittadino ha ripercorso le varie tappe della nascita amministrativa della città, con una lunga ricostruzione della storia fin dal 1934, quando è stata inaugurata la casa comunale di quella che allora era ancora Terranova Pausania. Una storia abbastanza lunga, una piccolissima città, poche migliaia di abitanti rispetto a una città viva, forte e seguita come quella dei nostri giorni, con 62.000 abitanti ad oggi, più un buon 30-40% di non residenti, ma che vivono stabilmente nella nostra città e usufruiscono dei nostri servizi. Questo è il raccoglitore originale di quando qui c'è la foto, di quando il nostro re è venuto ad inaugurare quella famosa sala consiliare. E all'interno ci sono dei documenti che sono stupendi. Il primo è questo, dove dice: regnando Vittorio Emanuele III, duce Benito Mussolini, la storia è storia, Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte ha inaugurato la casa del comune di Terranova Pausania il 13 ottobre 1934. E questo è originale, una cosa abbastanza, da una parte commovente, dall'altra bella da poter essere rievocata. E questa è la firma del principe di Savoia, che il 13-10 del 34 viene ad inaugurare la nostra casa comunale. Oggi ci siamo noi, non abbiamo riferimenti nobili, figli però di questa città. E chi non è figlio di questa città ha voluto vivere questa nostra città, e come sempre diciamo, olbiese è chi ha scelto di diventare olbiese, non chi è nato ad Olbia, e questa è la forza di questa comunità. Quella che vedete è la nuova aula del Consiglio Comunale, il luogo che d'ora in poi ospiterà il governo della città, il governo politico amministrativo dei 62.000 cittadini olbiesi. Questi invece sono i banchi che ospiteranno i consiglieri comunali, ciascun banco ha a disposizione 8 posti, sono 32 in tutto e altrettanti 32 sono a disposizione invece alle mie spalle per naturalmente il sindaco, presidente del consiglio comunale, la sua giunta e la struttura politico-amministrativa. Thank you.
Sindaco, da oggi la vita politico-amministrativa della città sarà ospitata in questo luogo. Per noi un sogno che si avvera, da oltre 20 anni che pensavamo di realizzare questa cosa così magnifica. Per chi la vede, ma soprattutto per chi la dovrà vivere, dovrà fare tutte le formalità che servono alla crescita e alla conclusione degli atti amministrativi della democrazia locale. È anche un segno di vicinanza alle istituzioni nel cuore pulsante della città. Assolutamente, è stata questa la scelta che spinse la nostra amministrazione agli inizi degli anni 2000 nel pensare che riportando in centro il Palazzo Comunale e soprattutto l'Aula Consiliare sarebbe stato un simbolo da poter spendere per l'integrazione tra la fase propulsiva, che è quella del popolo, e la fase poi amministrativa e conclusiva negli atti, che è quella delle decisioni del Consiglio Comunale. Ha detto il Biesi: non si nasce, si diventa, si sceglie. Appunto, noi, la nostra comunità che è fatta da pochissime persone che ormai hanno radici antiche di questa città, sono state rafforzate da questa enormità di persone che sono venute da fuori, che hanno scelto di vivere la nostra città, che hanno fatto famiglia, che hanno fatto nascere i loro figli, e questa penso che sia la cosa più importante. L'ho detto e lo ribadisco: Olbiesi non si nasce, Olbiesi si diventa, ma soprattutto Olbiesi sono coloro i quali scelgono di essere Olbiesi. E una conferma arriva anche dai dati demografici: Olbia è in controtendenza, gli altri luoghi dell'isola si spopolano, Olbia no, cresce. Olbia cresce perché, grazie a Dio, riusciamo a dare impulsi positivi, lavoriamo continuamente, giorno e notte, perché nella nostra città vengano date risposte positive ai cittadini. E soprattutto perché molta gente pensa che vivere qui, investire in questa parte del territorio, sia una cosa utile alla propria vita, alla propria famiglia, ai propri figli. Un appello che vogliamo lanciare ai cittadini: qua ci sono una 40 di posti per loro, cosa si può dire? Si vuol dire una cosa importante, che chi ha voglia di impegnarsi e che ha voglia soprattutto di impegnarsi nell'interesse esclusivo della comunità, questo è il luogo dove uno si può cimentare, piuttosto che scrivere nascosto dietro un muretto o scrivere il muretto che è quel computer, quel tablet o quel telefono che noi tutti utilizziamo. Forse è meglio venire qui dentro, farsi eleggere, venire qui dentro e fare le cose per la comunità. Penso che sia la cosa migliore. Eccellenza, ha parlato di questa nuova aula del Consiglio Comunale come un luogo dell'impegno, della responsabilità. Sì, il luogo dell'impegno, della responsabilità, il luogo della democrazia. E io direi della partecipazione democratica alla vita e alla sorte di una comunità, quindi una sorte che riguarda sia il presente, che riguarda sia il futuro. E quindi direi che è il luogo della partecipazione. Il fatto che anche attraverso le nuove tecnologie la città possa partecipare, possa essere presente, possa essere informata su ciò che l'amministrazione comunale fa, discute, progetta e porta avanti, io credo che aiuti la comunità intera ad essere presente anche con il proprio contributo. Io credo che sia sempre un
Quindi che questa anche attraverso la tecnologia e attraverso l'impegno delle persone che qui lavoreranno e si impegneranno, io credo che sia un grande servizio per una crescita, io ho detto crescita civile, crescita economica, crescita sociale, ma anche crescita umana della comunità. E sono tutti i valori di cui c'è bisogno. C'è bisogno di strade, c'è bisogno di fogne, c'è bisogno di lavoro, ma c'è bisogno di umanità. Cioè una comunità è tale, una comunità umana è tale quando è umana. È sempre, è quando, quanto più diventa umana, quanto più una comunità degna di questo nome. E io credo che questo luogo, che è anche un luogo concreto di lavoro, di servizio, ma è anche un luogo simbolo, nella quale la città si può identificare e all'interno della quale può naturalmente interagire con quelli che sono i progetti della città. Mai come oggi, quindi, gli olbiesi hanno necessità della vicinanza delle istituzioni. Assolutamente sì. Io ormai sono qui 13 anni e in questi 13 anni intanto ho visto una città che cammina, una città che si muove, una città che cerca di adeguarsi a quelle che sono state le profonde trasformazioni. La crescita numerica, la crescita della popolazione e la crescita di quelli che sono anche i bisogni, di quelle che sono anche le risorse di questa città. E io credo che adeguare anche le strutture e i servizi a questa trasformazione che ha avuto la città sia una necessità ineludibile, per cui credo che anche questi sono segni di una città che ha bisogno di riconoscersi. E io credo anche di essere sufficientemente orgogliosa del cammino che ha fatto e delle potenzialità che ha. Quella appena inaugurata è la terza sala consiliare nella storia del comune. La prima era ospitata nel palazzo comunale di Via Dante, rivelatasi poi sottodimensionata. Negli anni Ottanta il trasferimento insieme a buona parte degli uffici nell'ex alberghiero e oggi il ritorno in centro città. Oltre 60 le sedute dell'attuale legislatura con circa 500 atti deliberati dal Consiglio Comunale. Questa, per quanto riguarda la nostra comunità, la comunità di Olbia, prima quella di Terranova, è la terza aula del Consiglio Comunale dei nostri tempi. Quelli soprattutto dopo il periodo bellico e in periodo prebellico, allora quando il nostro re di allora nel 1934 inaugurarono il palazzo comunale, la sala consiliare, laddove era stata realizzata, laddove oggi esiste la biblioteca comunale. Ci siamo, l'istituzione, il comune Olbia ha una nuova casa. Ha la casa che merita, perché Olbia è una città e merita una sala consiliare adeguata. Non era più pensabile che ci fermassimo in quella che per 35 anni ha ospitato il nostro Consiglio Comunale, che è la massima assemblea di questa città, ed era davvero poco dignitosa, con i bidoni in terra per raccogliere l'acqua che scendeva dal soffitto, ed era un'immagine che veniva trasmessa all'esterno in tutta la Sardegna attraverso le televisioni, ma anche nel continente. Era un'immagine di Olbia che non rappresentava questa realtà, questa nostra città, non era adeguata. Questa credo che meriti che sia intanto, prima di tutto, dignitosa e sia all'altezza della città che rappresentiamo. Nella riqualificazione di questo edificio quindi si è anche guardata appunto alla vicinanza tra gli uffici del Consiglio Comunale e il luogo, diciamo, delle decisioni.
Guardi, questo fa parte naturalmente dell'economia del lavoro amministrativo. Dal punto di vista politico, io credo che portare la sala consiliare al centro mi ricorda quando io da giovane, da ragazzo, andavo a seguire i consigli comunali che erano proprio al centro, erano qui a Tigui. Io credo, spero anzi, che i giovani, proprio perché ce l'hanno a portata di mano, diciamo così, si avvicinino alla politica, si avvicinino all'amministrazione della città, perché una città che ha i cittadini che seguono la politica è una città culturalmente elevata. E anche la classe politica, quando il cittadino segue la politica, anche la classe politica è spinta a fare bene. Più il cittadino gli è vicino, più il politico fa bene. Ed è anche corretto, credo, che i cittadini seguano l'andamento del proprio voto, cioè vedano con occhio diretto, vedano come va a finire quel voto che hanno espresso in cabina elettorale, il rappresentante, come si comporta poi all'atto pratico. Credo che queste siano delle cose molto importanti. E allora, Presidente, facciamo un appello, l'ha detto tante volte, Olbiesi, venite a frequentare la Casa del Comune. Sì, perché così cresciamo tutti, cresce la classe politica, ma cresce anche la città, al di là poi della faziosità politica. Della ristrutturazione della sala, realizzata in 2 anni al costo di circa 900.000 euro, colpiscono dal punto di vista puramente estetico i 2 maxi schermi, ma anche i materiali utilizzati, rigorosamente sardi, e gli elementi all'avanguardia per quel che concerne il sistema audio-video per la trasmissione in streaming delle sedute, l'insonorizzazione, la climatizzazione e tutti i sistemi di sicurezza. Ingegnere, siamo nella nuova aula del Consiglio Comunale, un'aula che con il suo studio tecnico ha contribuito a far nascere. Che cosa ospitava prima? Quando è stato fatto l'ampliamento del vecchio edificio scolastico, cioè la nuova aula che andava in via Garibaldi, questo locale era già adibito a sala consiliare, cioè era prevista la sala consiliare in questo locale, e quando siamo intervenuti noi questo era un locale vuoto, cioè c'erano solo le mura e un massetto a terra, non c'era nient'altro. Quindi da lì noi siamo partiti con l'idea di fare un qualche cosa di sobrio, un qualche cosa di bello, quindi anche col contributo del sindaco e di tutti i tecnici del comune. Anche la progettazione precedente era differente rispetto a questo allestimento attuale? La progettazione precedente era un po' diversa, la disposizione in pianta dei locali, perché una parte di consiglieri dava le spalle al pubblico, che è questa zona qui, e questo non ci piaceva molto perché sembrava ci fosse una sorta di separazione tra pubblico e istituzioni, e allora si è pensato di stravolgere questa idea e di creare quello che vedete oggi, cioè si è pensato che il consesso si dovesse svolgere intorno a qualche cosa, come una tavola rotonda, e quindi è venuta fuori l'idea di fare questo mosaico che vedete qui. Quindi, come vedete, tutti si affacciano, giunta, consiglieri e sindaco e pubblico si affacciano intorno a questo mosaico, quindi tutti si guardano in faccia. Un mosaico che quindi riprende, diciamo, la pavimentazione che è stata realizzata con marmi e materiali, in questo caso assolutamente tutti sardi. Sono stati realizzati con materiali tutti sardi, ed esattamente con marmo di Orosei e marmo di Ulassai. Questo chiaro, il marmo di Orosei, quello un po' più scuro, marmo di Ulassai. E la scelta invece del legno per i banchi? La scelta del legno, questa era quasi obbligata, perché quasi tutti gli edifici istituzionali riportano più o meno questo tipo di banco, e quindi noi abbiamo scelto questo tipo di banco. Banchi da 8, poltrone in pelle, e anche il pubblico ha una seduta molto gradevole. Beh sì, ci abbiamo studiato abbastanza su questo, la scelta non è stata così facile perché il campo su cui scegliere è abbastanza vasto, quindi abbiamo dovuto anche fare delle analisi costi-benefici, costo-qualità. Tra l'altro la particolarità di questa nuova aula è proprio l'acustica.
Sì, normalmente quando si entra nei locali non corretti c'è quello che noi chiamiamo riverbero, che è quel fenomeno fastidioso al nostro orecchio umano. E allora, per evitare queste problematiche, abbiamo fatto quella che si chiama correzione acustica, che è quella che vedete visivamente, ma dietro c'è tutta una tecnologia, dietro questo rivestimento in legno c'è tutta una tecnologia, queste si chiamano trappole del rumore, che sono quelle che contribuiscono a non far riflettere l'onda sonora e quindi a non creare quel disturbo ai nostri sensori, che sono le nostre orecchie. Volevo sapere se le piace questa nuova aula del Consiglio Comunale. È una bella struttura che è degna del nome che porta, cioè la sala consiliare del Comune di Olbia. Quindi finalmente si è trovato questo tipo di soluzione che è auspicata da tanti anni. E che lei conosce bene, tra l'altro. Sì, io conosco perché ho vissuto negli altri appartamenti, tra virgolette, delle comunali. E quindi mi fa piacere che ci sia stato questo notevole miglioramento, che è legato anche ai tempi attuali, che vanno comunque sentiti e registrati. Insomma, i cittadini olbiesi ne avevano bisogno. Sì, no, i cittadini ne avevano bisogno, ma la città l'aveva bisogno in generale, perché non soltanto i cittadini olbiesi, ma anche quanti sono qui ad Olbia da diversi anni e che si sentono olbiesi a tutti gli effetti.